Allora, questa è una cosa un po' particolare. Abbiamo finito di ascoltare il disco, ma voi lo vedete all'inizio. È una sorta di chiave di lettura con cui dovete vedere questa reaction. Okay. Tralasciando che Eminem è uno dei pionieri, tanta gente di Detroit sta prendendo i suoi flow e le sue tecniche per farlo, quindi ha scritto pagine importanti della scuola, della storia, della musica, del mondo proprio. Del mondo, e soprattutto in Italia ha avuto un grandissimo importanza Eminem, perché ha sdoganato, ha fatto nascere Mister Simpatia, ha fatto nascere Mister Simpatia, ha fatto nascere tantissime altre. Senza di lui non sarebbe anche tanto tutto quello che c'è quasi. Quindi neanche il mainstream ci sarebbe, comunque il rap non sarebbe così comunque. Quindi questo non lo toglie nessuno. Tutto quello che vedrete in questa reaction in realtà è frutto di un'analisi sulla musica e in prima ascolto. Sì. Quindi i testi ci sono arrivati con qualcosa. I testi li recupereremo dopo. C'è da dire che io in medie superiori ero super fan di Eminem, avevo la stanza tappezzata di poster e cose, mi compravo i libri con le traduzioni e qualsiasi cosa. Gli scrivi lettere. E gli scrivevo le letterine, vedrete dopo. Io invece da terzo vi dico Eminem ascoltato, apprezzato. Basta. Non vi dico la mia opinione su questo disco, ve lo guardate adesso perché... Eminem! Eminem! Ecco, questa reaction voglio cominciarla così, con Jacques che mi dice: ho scoperto poche ore fa che Beba e Baby K erano due persone diverse. Ma sta roba, Baby. Beba K, tutte Baby. Io le chiamo tutte Baby. Bello, bravo, giusto. Ottimo. Come hai scoperto? Ah no, perché da web? mi hanno mandato la foto di lei con Lil Pump. Di lei chi però? Perché non lo so, non mi chiede troppo. Baby non lei. So riconoscere. Lui ha capito che sono due persone diverse, ma ancora non ha i volti e i nomi. Baby calma. Lei. Però, allora, ragazzi, questa. Aspetta. È già pronto. È una reaction di un programma musicale che parla di musica. Quindi parleremo di musica. Tu vuoi fare dei balletti? Vuoi fare delle faccette? Senti, a parte le polemiche spicciole, oggi sai cosa facciamo? Ascoltiamo un rapper bianco che personalmente ho adorato negli anni 2000, l'ho adorato anche perché era uno dei pochi che mi permetteva di ascoltare Dr. Dre. Sì, come Charlie mi permetteva di sentire rappare Jake, bravo, esatto. E in cantina ho trovato questo. Ehi, ok, perché tutti che siamo degli hater. Il più bel film del rap del mondo. Dopo Zona la Vampira. No! C'è 8 Mile. Che figata. Allora, 24 tracce, io direi di iniziare subito, ragazzi. Ma prima di iniziare, questo è importante. Sì. Perché questo è importante? Perché qua dentro, ragazzi, esattamente negli anni 2002, sì, quando ero in Italia, 8 Mile, l'età dei minori di 14 anni, all'interno di questo DVD di 8 Mile c'era questo, che è il concorso per trovare il rapper italiano da parte di Warner, ok? Io posso dirti che ho fatto una roba simile. Ma l'hai mandato la strofa? Non era questo, era una roba dove mandaci la tua produzione, te che rappi, sì, e in cambio vinci una giacca da baseball firmata da Eminem. Bella però. Hai capito? Io non so se memorabilia quella, non so se c'entrasse Paola Zucker, però io... non potevo rappare, non avevo dove registrare, non avevo un microfono, non avevo niente, ho preso un pezzo di carta, ho scritto due rime e gliel'ho mandato. Che grande. Un rapper come Wu-Tang Clan ai tempi. Un rapper come Wu-Tang Clan. Il famoso Wu-Tang Clan MC. Così li hai confusi tutti, perfetto. Io faccio come la Rai. Sanno chi sono i Wu-Tang adesso. Faccio come la Rai quando parla dei rapper. Non poteva rappresentarti perché erano dei problemi, delle tematiche molto lontane da me. Invece a me, un ragazzo bianco con la mamma puttana che vive nella povertà e nelle roulotte mi rappresentava molto meglio. In più faceva il coglione. Sì. Ero praticamente io. Sì. No, sai, Slim Shady. Ci tengo a precisare. E quindi io apprezzo Eminem. Ci stava che ti identificavi. Io apprezzo Eminem, ma dal 2005 in poi. Ma c'erano. Penso che c'erano 10 canzoni. E comunque. Il resto... C'erano anche i Beastie Boys che rappavano. Non è che c'era solo Eminem. Sì, però quelli erano ebrei, quindi. È meglio Eminem. Sì. Like e commento, ragazzi, dai. Questa non sarà una reaction per reiterarlo, anzi sarà una first listen dove cercheremo a tutti i modi di trovare quello che può essere di buono. Se le premesse però sono quelle di cui si parla sui giornali, e cioè è rientrato in scena soltanto perché deve ritornare ad avere hype e cerca di fare tutto quello che è. Te lo dico io cos'è, è l'ultimo disco di Madman, però fatto da Eminem. Stiamo, ragazzi, è tardissimo. Ciao.
Non mi piace, lasciamo stare. No, Act 2. Oh. Partito col temporale. Okay. Calmi però, perché l'entrata. Ma che ritorno? Perché? Ma che ritorno al bambino? Ma questo va bene. Bello! Bella questa. E poi il finale. Dice: nella testa di un hater, non mi piace l'album di Kendrick Lamar, non mi piace l'album di Lil Wayne, non mi piace l'album di Jenner Lucas. Forse Kanye West, non sono sicuro. Ma cazzo, ma c'è tutto da sentirlo davvero allora stavolta? Sì. Ha detto proprio, nella testa di un hater tutti ti odiano, come odiano me. Odio tipo, ascoltano l'album, lo ascoltano in loop, eccetera, però devo sentirlo bene. Per trovare la critica. Poi... First Listen e Eminem è serrato. Minchia. Posso dire che il flow non mi dispiace, no, porca puttana? Sì. Però aspetta, sì. Però non vedi canzoni così, non vedi canzoni così poi. No, qua riprende veramente i primi due, sì. Esatto. Shady e Marshall Mathers. Ma infatti sono impazzito, cioè, detto, minchia. Ed era quella cosa che lo distingueva anche, no? Da tanti altri flow, di tanti altri rapper. Sì, flow, metriche. Comunque, i tempi di Eminem, Mainstream MTV, Slim Shady, cazzate, c'erano comunque varie possibilità. Vabbè, sì. C'era anche Busta Rhymes, c'era un sacco di gente forte. E io stavo alzato fino a luna per vedere MTV Rap. Guarda, raga, semplicemente quando uscì Eminem era proprio il tempo in cui il buon Dre era veramente alle stelle. Sì. Ma proprio cos'è? È uscito anche nel momento giusto in cui comunque è poi l'unico esponente bianco che faceva veramente rap. Ancora comunque... Jay-Z non era nella massoneria, me lo ricordo, era figo. Andiamo, vai. Unica cosa però, sai cos'è la figa di Eminem? La pronuncia delle parole. È quello che non è nemmeno il flow. Scandiva è bene. Come dice le parole, ha un modo di dirle che gli permette di fare anche più rime rispetto alle altre persone. Vero. Questo. Habits. O comportamento. 4 minuti e 50. Sono un cazzo. 5 minuti di canzone. Beh, ma era normale, Però bro, cambia 4 minuti così. No, devi ascoltarlo bene qua. Allora, no, perché ha detto una barra Bruce Jenner, I'm the boy, I'm the man, Bruce Jenner. Non sono sicuro, ragazzi, ascoltando. No, Jenner è il cognome della mamma della Kardashian, che è papà. Okay. Cioè, non lo so, però devo ascoltare bene. Poi ho detto qualcosa su Ovi. Devo ascoltare. Eminem, tu mi ascolta, è difficile. Non c'è il testo? No, ascolta uscito stanotte. Certo, perché Eminem, tu mi ascolta, è difficile perché ha una pronuncia di mischia. Ma di tutto, quando diciamo anche che cambia il flow, perché in realtà lui dice un botto di robe. Sì. È più un rap da ascoltare e da capire più che da analizzarlo. Giustamente anche il monoflow, però se dici cose fighe, allora l'attenzione sta su. Quello intendevo anch'io, perché molte volte anche noi nella vecchia scuola italiana abbiamo gente che fa roba da 7 minuti, delle poste da 9 minuti con lo stesso flow. Però dicevi però le robe. C'hai delle robe. Però quindi, un rischio in questo mercato rischio, di adesso fare canzoni così. Ma tanto è Eminem. Fat shaming, mansplaining, cry babies, attack shady. To get attention, then get hit on by ugly men who are hurting your leagues. If you pretend you're a victim, little white middle age, upper middle class with a glass of water and a cigarette. Bitch, get off the internet. You ain't even symptom. What? Protesters outside the shady offices living your home. You think that they're not the game? Lots contradicted. What? Like using the F word for gay is wrong and offensive. But insensitive is a piece of paper. Wait a minute. You got an addiction, man. Vabbè, cosa succede? Io ho un grave problema. Non capisci cosa dice? No. A parte che ai tempi mi compravo i libri per capire cosa diceva. Mi sta riportando a quando ero un babbo di minchia. Questa roba. Ho dei brutti ricordi di me stesso. Okay. E mi vergogno. Beh, un po' tutti ci vergogniamo di te stesso. È proprio quello che dice in questa canzone, praticamente. Sì, ballo, sei un coglione. Non quando c'ho con te. Ho smesso ti di ricordi quando avevo mandato le rime? Sei quasi il motivo per cui ho smesso di rappare. Le rime su un pezzo di carta. Ti ricordi quando non avrei mai la giacca secondo te l'attacco del secondo pezzo qual era? L'attacco del secondo pezzo qual era? Era il mio, attacco un ballo. Diceva a parte diceva Cray Baby attacca Shady, questo è mansplaining, non mi strucca. In poche parole lui dice tu hai bisogno del vecchio Eminem per andare avanti in questa società, perché in questa società tutti si lamentano di tutto, si lamentano della F, la parola F per dire una persona che è una persona bisessuale, si lamentano della N-word, Shady può dire tutto quello che vuole. Si lamentano del fatto che sei grosso, magro, non c'è più niente da dire in questa società.
Eminem può farlo. Anzi, Slim Shady può farlo. Tu sei Eminem, Eminem non può farlo, ma se unisci Slim Shady e Eminem puoi farlo. Ok, classico trick alla South Park, ho capito. Devo dire poi a livello tecnico, beh, non si può dire un cazzo, perché sì, Eminem, però sei flow, il fatto che non abbia rotto il cazzo fino alla fine, perché con il cambiamento di flow e tutto il resto. E poi, raga, una cosa importante da dire è che questo c'ha 50 anni. Sì, sì, sì. Ma porca puttana, tiene testa ai ragazzini a livello di metriche. No, non rappa di come si tromba quelle di 15. Occhio, perché Jack aveva detto superiore a livello. No, ma lo vedi tecnica per forza, perché adesso il rap non è più questo. Non è più rappato. No, nessuno rappa più. Non c'è più questo tipo di rap. Come tecnica? Ce ne sono, perché te prima mi dicono, ci sono JID e tutti quelli, ok? Sì. Ma così non ce ne sono più di rapper. Sì. Vabbè, sì. Non arrivano più a quel livello. Non arrivano a quei livelli che ci arrivano. Sì. Diciamo sì. Che se ci sono, sono di quella generazione lì. Sì. E quelli nuovi rapper che rappano non ce n'è più. No, ce n'è. Sì, no, ma allora così? Sì, JID. JID ce l'ha. Okay. JID. Sono super, super old. Scusate. Vai. Comunque ha ripreso i meme di sì. Christopher Reeve, di Slim Shady che pigliava per il culo. Infatti a questo punto fa, ecco che arriva Marshall e fa vaffanculo Marshall, fammi andare avanti. Abbiamo bisogno dell'altro. Però sincero, questa mi sembra una super mossa solo per fare i numeri. No, secondo me questa è semplicemente un intro per Brand New Dance. No, ma lui sì, ma questa qua è una canzone di quelle che tipo tutti diranno: oh mio Dio, mi metto fanculo i ciechi, fanculo quello, fanculo. Lo dico, io rubavo ai ciechi, quindi sono meglio di Eminem. Culo, tanto beh, non lo sanno. No, non tanto lo dai, occhio non vede, cuore non duole. Brand New Dance. No. Che era Brand New Dance, quella prima era Square Dance. Ma male. La Square Dance. Non mi piace proprio il flow. Hai di dose, no. Funky Beats. Ma dov'è il funky qua? Magari metà canzone cambia. Io questa roba l'ho sempre definita roba da poser. No, questa è roba per i bambini. Purtroppo queste è le cannette, le treccine colorate di Eminem. Ah, partendo bene, adesso mi sembra che stai entrando tutto in clickbait di parole per fare odio. No, canzoni per fare odio. Sì, tutto per dire, oh, Eminem l'ha fatto. Ma l'ha detto proprio l'intro, no? L'hai detto in quell'intro sì, lì. Ma detto... non, sì, ma non farlo poi, per favore. Ma più che altro proprio il mood della canzone. Cioè, era quello... Stai rifacendo una roba, stai rimando. Stai rovinando la tua carriera. No, stai rovinando la tua carriera. Siete sicuri? Perché secondo me non è sbagliato in un'ottica commerciale. Allora, a me va bene l'autocitazione, ma così autoricalchi. Ma se si voleva fare due soldi, raga. Sì, ma hai rovinato. Sai perché hai rovinato? Piuttosto, se no, facevi, toglievi questa e mettevi la canzone vecchia. Se cosa faceva? Visto che è la morte di Slim Shady, prendevi quella canzone e la facevi da Marshall. Da Eminem, con le barre. Così era uno sviluppo. Così hai preso una canzone che c'è già. E l'hai solo rifatta, ma male. Così hai rovinato questa canzone e quella vecchia. Evil. Speriamo che Resident Evil 2. Un Olipo. Posso fare lista che con tutto direi non me ne frega. Cosa che ha detto su Dr. Dre? Scusa che ha detto. Se mi parte il cazzo, faccio beef con Dr. Dre. Sono cattivo. Sono matto, vi ammazzo tutti. Vedo due cani bellissimi dei pedigree, boom, li sparo. Sono matto. Ho capito, no. Fabri Fibra quando faceva Cazzo Palazzo. Ma quanti anni sono passati? Troppi, basta, troppo Fabri pochi. Fibra quando faceva Eminem Cazzo Palazzo. Troppo però pochi. Almeno Eminem metteva le barre. Tra l'altro così lento, almeno fa la schiaccia. Facessi almeno di nuovo almeno direi oh Eminem. Però Marlo, io ti invito a entrare in un altro mood in questo pezzo. Sentilo come colonna sonora. Io in un film sì, in un video, ma non è per un film. Ma non è per un film. Io sto riuscendo a viaggiarmela perché non lo vedo come un... Raga, io lo vedo per i soldi. Non lo vedo come un disco. Ah, okay. Lo vedo come un ritorno dove mi sta facendo vedere che ha ancora i coglioni di farlo. Sì, e non mi dà perché io sento roba di Eminem tempo fa, mi faceva cagare veramente. Ma io preferisco l'approccio commerciale in cui dici sta cosa, fa quello voglio i soldi, ha un approccio in cui faccio finta di tornare per prendere i soldi. Però fondamentalmente di base questa è la grattata con gli occhi a cuore. Raga, sì, per me io penso la grattata con i dollari sugli occhi. Per me è come guardare face to face. Sì, però almeno c'è un po' di qualità.
secondo me qua la sto sentendo un po' di qualità. Lo so, per me ragazzi questo disco è come guardare il video del matrimonio della ex di cui eri innamoratissimo, sì, e ti aspetta col cuore. D'accordo. Io ho smesso di ascoltare. Però siamo alla quinta. Per le minchiate. Lo so. Magari mi sembra lo 25 più. Perché non capisco le parole. Poi dico, non c'è neanche questa cosa della novità del, del fare odio. Perché comunque i suoi colleghi si attirano all'odio anche senza dire le peggio bestialità. Ma poi, cosa è il punto? Che adesso, per quanto sia strano, anche se in America non puoi dire determinate cose, i rap americani le cose, le loro frasi le dicono. Certo. Però adesso tipo giocare sulla sessualità è diverso, perché loro stessi dicono cose strane. Loro stessi dicono cose strane, tipo che ne so, il mio Draco è gay perché bacia i ninja. È una frase che uno 20 anni fa non avrebbe detto, ormai si è trasformata, quindi dire queste frasi qua non ha nemmeno più quell'effetto shock in cui dici un po' boomer, possiamo dire sì, un po' boomer. Non lo so, se avevi 20 anni aveva senso, ne hai 50, stai facendo ancora le stesse robe. Basta. Se avevi 20 anni, però 20 anni fa. Adesso c'è un rapper gay, raga. Quindi questa roba qua non funziona nemmeno. Cioè, se sono... Sì, assurdo, una cosa da pazzo. Ma andiamo avanti. Dici? Vedi, proprio mi ha fatto questo. Che è questo qua che dice queste cose. È vero. All you got skit. Ma è vero. Ho paura di skit. Vabbè, 24 secondi. Ma dove sono finiti? How? Because I get. I always come back. You cannot grow me. You cannot think me. Okay, sai perché ti piace questo disco? Perché sei fan di Eminem e non dell'hip hop. Da quel momento in cui diventò così commerciale, così grossa, così potente, io iniziai ad avere un rifiuto, perché tutti quanti parlavano di Eminem senza sapere poi tutto. Forse avevo fatto un discorso da purista quando ero piccolino, che è sbagliato. No, tutti quanti erano fan di Eminem e non del rap. Però sai cosa? Forse da questo skit percepisco un change. No, una critica a se stessi. Perché dice, tu mi hai sempre abbandonato, ma guarda adesso dove sei tornato da me. Dal 2003 a 2000, adesso, sì, ha tolto quella cosa di Slim Shady, tra virgolette, sì, è diventato Marshall. Sì. Serio, e tutti lo criticano, mi dicono, Eminem mi ha fatto schifo, mi fa schifo. Vedi che sei tornato da me adesso. Quindi lui stesso forse sta ammettendo che era solo Slim Shady che voleva la gente, non, sì, non è e che comunque non ha avuto il massimo effetto che voleva con gli ultimi album. Voglio magari spostare l'attenzione su due titoli che arriveranno, Lucifer e Antichrist. Cazzo, fa copia Kid Yugi. Adesso è perché anche lui ridicolo. Gli ha mandato le rime, sì, anche lui. Sì, cioè, prima Barlo, adesso Kid Yugi. Lascia fare alla gente a chi sa fare, Eminem. Lascia stare a chi sa fare, per favore. Hai detto che lo sai, per. Vai, tutti quelli bianchi. The coup de grace is the final shot. Being kicked off Twitter and TikTok. Cause they so damn ticked off, bitch. They want me to bounce like we can make like Bonnie and Collide. Il pezzo più bello dell'anno. C'è Dr. Dre. Il pezzo più bello dell'anno. No, ma mi trasmette emozioni, però qua almeno. Sì, ma perché Eminem funziona così? Gli devi mettere un bello stacco di ritornello. Parlavamo prima di Stan, parlavamo prima anche di altri pezzi dove il ritornello era la cosa più importante. Sì, è sempre stato ritornello. Che poi non li fa lui, ma li fa magari qualcun altro. Però lui è talmente forte. Ma anche che i poi... primi ritornelli di Slim Shady o... Sì, ma quelli erano super hits. Però ti dico, lui perché dà le cose meglio? Perché lui fa le barre, stacca, poi ci butti dentro il ritornello che ti fa ricordare la canzone, e allora ti piace anche il pezzo. Dai, e io sono convinto che questa è la formula giusta per Eminem. A me stava a parlare. No, sì, però... Però basta. And after her back is turning, a cute MAGA hat was this would be a cold day in heaven. Tell me what if we done. Mamma mia, sai cos'era figo di Eminem? Che partiva stupido con i suoi flow, super tecnico, perché è tutto super tecnico, è come Mad Men. Fino adesso è super tecnico tutto, gli incassi e tutto. Però la cosa che era veramente bella, a parte lo stacco del ritornello, era che lui partiva stupido e poi una certa sclerava. Si sentiva che sclerava e tirava con il cambio della voce, perché lui recita bene sulle canzoni. Sì, no, 14 anni. Ma almeno se senti che c'è un cambio di voce di adrenalina, di adrenalina ti prende. Soprattutto se sei 7 canzoni non l'hai ancora fatto. Odio ancora.
Ma questa è quella che dicevo, no? Kurt Cobain ha i piedi nella sua testa e quindi si è sparato per questo. E poi ha detto Gucci Mane qualcosa. Sincero, ma è rotto casa. Hai detto cosa clickbait, dai. Ma no, ma poi Ciccioni, ma poi Kurt Cobain e Christopher Reeve. Ma conosci solo quei due, gli handicap. Cioè, non ne hai altri da citare. Cioè, sincero, sta funzionando più il rating di Mario che quello di Eminem. Oh, 20 anni, Kurt Cobain, Christopher Reeve. È un po' come Fedez, Eminem. Che parla coi meme. Anzi, chi è il rapper italiano che mette i meme in ogni canzone che fa? Gue Pequeno. No? Rondo. Ma una certa vicino, l'ha fatto. Vicino. Ma una certa l'ha fatto, Gue Pequeno. No, raga. Marra. Marrakech, sì. Meme, sì, battutine, il film del momento. Quindi è quello il trick. È vero, ha fatto cosa sul Pandoro? Sì. Visto di però c'era una certa che Gue faceva le canzoni con le fasi di Facebook. Beh, lui ha vinto tutto. Leggevo le fasi. Sì, ma Gue ha quell'attitude che si le dice. Sa che dalla vita non esci vivo. Però Gue non è che fa una canzone all'anno, capito? Non è che fa un disco quindi all'anno. Quindi giustamente cioè, la qualcosa doveva attingere. Ma pur trovarle le minchiate. Nicki Minaj e Megan Thee Stallion fanno forbice perché sono dissati. Sta dicendo tutte cose clickbait a random. Sì, prima era Christina Aguilera e Britney Spears. Sì, solo che siccome sa che hanno litigato queste due, le ha messe insieme. Fate il sasso carta forbice e sì. Vediamo chi vince. Però raga, però questo qua è questo è adesso la barra. Motion is an antichrist. Qualcuno deve dire a Eminem, qualcuno deve dire a Eminem che adesso c'è TikTok. E quindi queste canzoncine qua del 2000 funzionavano perché in radio sento adesso vanno su TikTok. No, perché non dici la cosa che mi serve, devi dire tipo qualche frase stupida che abbia effetto. Tu mi stai facendo una canzone del 2000. Quindi stai dicendo che non è ascoltato perché c'è cose serie. Serie mica tanto. Non è TikTokabile. È una formula vecchia questa. Formula vecchia. Aggiorniamo. No, noi che ci piace. No, dovevi scuola. Fare o puttana la maestra o sparo la maestra o vendetta vera. Io lo trovo. Io musicalmente, ragazzi, mi sta trascinando tanto. Ma questa è la più bella? Sì. No, ne ho sentito un paio belle. Cazzo, sai quello che ci faccio io? Dovrebbe farne di più, però. Quello mi piace. Ma è una merda! Oh! Una cosa. Ha citato lo Diddy. Ma lo senti anche il timbro della voce? No, è stato Diddy. Ha citato Diddy, fa. Ti farò male. Più o meno, non mi ricordo bene la parola, però ti farò male, più male di quanto Diddy ha fatto a che. E si è fermato. Che cozzalone. No, non credo. Sì, però anche qua, di nuovo. Hai messo. Bro, hai rotto. Non sono assolutamente d'accordo con voi. Secondo me è un grande stratega. Anzi. Sì. Anzi, è anche un grande statista. Qua, torna dietro. Va bene qua. Non è bianco. Allora, come l'avrà presa questa canzone il 3? Perché ha detto che Eminem è Dio il 3. E quindi è Trino. E quello adesso lui ha detto che è anticristo. Povero. Come fa adesso col Papa il 3? Oh, qua è figa perché? Perché ha usato il suo incazzato, l'ha recitato bene. Ha fatto lo skit alla fine con Bizarre che ha smorzato tutto. Che ha detto che si scopre transessuali in diretta a Instagram? Nessuno ti giudica qua. Cioè, un pochino sì, se non ti bannano, bella. Anzi, la cosa, Eminem, secondo questo album mi dà il permesso di giudicarti. Cazzi tuoi, non è disgustoso. Perché, bro? No, per me, posso farlo? Non ha ancora 40 anni, lascialo. Il Mocio è chi lo prende, eh? Guarda che. Ciao, Mocio. Dai! Oh, sto pezzo era fighissimo. Basta. Un pezzo reggaeton. JD. Porca puttana che durata. Ha detto che è uno stupido. Chi? Eminem. Sì, ha detto di essere uno stupido. Di chi? Ha detto il miglior. Penso, non ho sentito bene. Sono il miglior R-A-P-R. Sì. Rapist. E poi fa.
Rapper, credo che sia un gioco di parole tra rapper. No, poi dopo dici, ma perché ha tolto la P? Appunto, gioco di parole. Tra rapper e rapist. Ma ragazzi, è per fare. O forse perché ha stupido da avere di Tupac e Biggie. Nesti. Ma a parte questo, è quello che ha detto, vuole infastidire e stupire e vuole far parlare. Ma anche questo, questo è un meme, non fai, non infastidisci più. Ma anche questo è un meme. Cioè, questo è un meme americano che c'è la maglietta con scritto rapist. No, sì, sì, sì. E poi la pillola rossa e blu e dici metti la C o la P? Sì, sì, no, quello sì. Quindi sei razzista o rapist? Che c'è la scritta black e sì. Sì, sono quei meme del cazzo, però sono le mani. Meme di 20 anni fa. Che ormai, bravo, siamo desensibilizzati da sta roba. Cioè, senso, la vedo, non mi giro le mie a dire, oh, che maglietta. Sì, però, minchia, una volta che rappa va bene, me lo fai sentire. Sì. Come ti dicevo, forse è la migliore dell'album. Funziona bene quando è in featuring o quando spezza con qualcosa. Forse è la migliore dell'album. Perché comunque anche se c'è di prendere il suo flow, con la sua voce e la tonalità cambia tutto. Ma guarda che anche per quello ci sarebbe da riascoltare i D12, perché essendo tutte tracce opposte, lui spezzava bene lì. Sì, magari era bello nel complesso, sì. Ma il tempo non è una canzone vecchia. Viene qual è? Quella la figlia, non è quella. Il sample è una canzone vecchia sua, è sicuro. Un sample di Dre che ho utilizzato con Dre, ma non mi ricordo che pezzo. Adesso anche a me mi manca, sì, però ma è questi un... sono i D12 o lo devi da solo? Fa sentire. Ma non mi piace l'approccio con questo film, però. Non li come storta. Storta. Va giù e poi a riprendere. La produzione, voi sentite un oboe sotto. C'è l'oboe nella produzione. C'è un cazzo di oboe, raga. Electro beat anni 80. Ma non era lui prima? No. Io non sto capendo se mi piace un botto o se non lo sopporto. Non te lo sopporti perché ti dà solo un anticipo e però non ti fa continuare. Da Fuel? Sì. Sì. Anzi, diciamo da Antichrist. Sì, da Antichrist. Ha cambiato totalmente il mood. Sì. Le produzioni sono molto più serie. Sì. Molto più complesse. Sì, sì. Anche lui. Lui metricamente è diventato molto più forte e le sperimentazioni. Abbiamo detto che questo pezzo qua era storto, che non riuscivi a capire come incastrava. Sì, perché non si incastrava. Nemmeno io. Sì. Ma mi ha dato la stessa sensazione di quando ascolto King Bone, cioè. Ok. Cioè quel tipo di innovazione che ancora non riesco a comprendere. Perché tipo King Bone faceva Chicago Drill, che era una cosa diversa. Ok, capisco. Okay. Mi arriva quella evoluzione che non comprendo, ma che so che. E allora per quello dicevo, sperimenta, vai avanti su questa cosa. Ma infatti, secondo me. Ma l'unica che è così per ora è questa. Aspetta, non vorrei che gli altri per i vecchi. No, non è vero. Quella che è da Antichrist. Perché qua avevi ancora il palato da quelle di prima. No, sì, ma io parlo di. Proprio di evoluzione totale. Beh, anche alla fine ti mette sempre su skit molto vecchia scuola. Sì. Prima che si dice di muoia e si arriva alla 14, devi morire tu. Ti devi proprio morire. Udini. No, già sentita. No? Sì. Ah, sì? Sì, è loro singolo. L'hanno già sentita. Il singolo. Ma noi non l'abbiamo sentita. Ha rovinato tutto. Ma perché? Le mie preferite. Sì, ma questo skit ha rovinato tutto. No, cosa ti fa ritornare? No, ma peccato perché mi dici, oddio, news a Detroit. Il rapper di Detroit ha cercato di droppare un album in cui si cancella da solo. Bro, per i bambini. Però Guilty Conscience era una bella canzone. Sì, perché? Sì. Perché erano tre storytelling di tre storie finite male. Sì. Infatti, quindi non era lui che faceva il matto. Quella storia era molto figa come idea. È seria. Posso dire una cosa? Secondo me noi, questa criticità che sta arrivando da parte nostra, perché ci siamo cresciuti. Noi sappiamo che Eminem è fortissimo e lo sappiamo benissimo. Sappiamo che ha fatto il suo tempo, ma abbiamo ascoltato così tanta roba negli anni che questo che ci sta passando è
come se qualcuno si stesse aggrappando a farlo. Sì. Hai presente quel bellissimo film che hai visto da bambino? Hai presente quando lo rifanno e te lo rovinano? Minchia, tutti. Nonostante hanno i milioni di dollari e la tecnologia col computer grafica per fare. Nel 2026-25. Ecco, per noi questo disco è vederti il Re Leone che ti ha emozionato da piccolo. Sì. Però, per essere politicamente corretto, al posto dei leoni ci sono gli ippopotami. Sì. Hai Guilty Conscience 2. Vedi, quello che dicevamo, sembra un remake. Sembra un remake. Vediamo, magari sono altre tre storie. No, no, ok, no, sto parlando del disco, dell'idea del concept del disco. Tortured, the bad apple spoils the whole orchard. A me piace, raga. Man, seriously? Oh, rolling me, they're saying they've had it, but up to here with me. Oh, hilarious. Come on, nah, do your thing. Fuck that cocksucker, coup de grace, motherfucker. Whoa, what the fuck? Christopher Reeves and I'm saying all this fucked up shit and I couldn't stop saying it. And then I wake up and it was like... Ascolta, sincero, se queste due canzoni qui, tre, che ci siamo sotto adesso, fossero stati all'inizio dell'album, eliminando tutta quella roba in mezzo, avrei detto ok, sto provando a fare, perché a tratti questa ha delle cose socialmente che puoi apprezzare, no, sì, eccetera. La generazione Z vuole uccidermi, inteso come quelli della nostra generazione. Però ha rotto il cazzo che stai ripetendo le stesse cose dall'inizio dell'album. E poi cos'è questo odio per i nani? Non ho capito. Continua a dire picchio nani, ma capisco che è un mezz'orco. No, vent'anni fa ha fatto tipo il meme in cui c'era lui il nano, se non mi sbaglio, vestito da Robin sempre. Sì. Basta, vai avanti. E la canzone cos'è? È figa, bella, ma sono tutte belle. Se... Questo... Allora, siamo noi critici di merda. No, è come... Che siamo, che le volevamo una roba. Vuoi fare una critica vera? Vuoi fare una critica vera? Ci sono dei libri tipo Opinioni di un clown, dove tu racconti una storia dove in realtà vuoi dire altro, come Così parlò Zarathustra di Nietzsche. Ma tu stai parlando con Eminem? No, sto parlando con chi magari vuole sentire una critica musicale. E allora questa canzone la puoi prendere in parallelo con questo stile di scrittura. Ossia, d'accordo, per mandare un messaggio, parlo di altro e poi ti infilo dentro la roba. Perché tu ci rifletti, ci capisci, è figo. Però devi avere anche una. Deve essere colto un minimo. Ma scusami, ma tu stai invalidando tutto quello che abbiamo detto fino adesso? Se hai detto che questa è una critica musicale. Io dall'inizio continuo a fare delle critiche concrete e sincere. Anch'io. Cioè, non è che mi dici anch'io. Questa è l'unica vera critica. No, quella di maniera cosa più... stai parlando, ti sto dicendo, sto parlando no, di questo. Non sto perché... dicendo di cosa stai parlando. Di che cazzo dici? Scusami! Ma scusami! Vabbè, allora, senti, andiamo avanti. Head concho. Devo sto cazzo. Head concho. Do my best just to not blow my cover. No, it's all just a test. Till we get the guns out. 45 la libre o 9. Bajala esa dinámica. No me alejan. So money come from my flow. The clip a lead blanco. Get the bread runs. Oh yeah, I'm the head. Certo, però due coglioni, raga, due coglioni. Never been angry or sad, or maybe just have. Never had to face any adversity. Take right, you guys like mine. Everything you ever been through multiplied by nine. Ain't even half. Cioè, gravosi. Percy got me in the worst of quandaries. Feel like the first axis, the world's turning on me. Live on planet denial for the rest of my life. But you'll be a stain till I die. Ok, bello. Bello come ha chiuso. Io posso continuare a pentirmi di quello che ho fatto, ma tu rimarrai uno stan per sempre, fino a quando morirò, e anche oltre. Per il resto della mia vita sì, dopo. E la parte che mi è piaciuta è quella, ecco. Ha detto, come vi aspettate dopo 20 anni, più o meno, sto parafrasando. Come vi aspettate dopo 20 anni che io reinventi il rap, quando il rap è cambiato e adesso le liriche non esistono nemmeno più. Una cosa simile ha detto. Sì, in effetti c'ha ragione. Ti fa pensare anche al fatto che facendo questo, non hai reinventato il rap, perché io non sono più abituato a sentire questo. Sì. No, è vero. Quindi alla fine senza reinventarlo l'hai inventato. Quindi stai tenendo così, viva, o comunque stai tenendo viva quella wave che era solo tua. Esatto. Allora, bene. Sei un Highlander. Il problema è che sono noioso. Cioè non c'è una vera banger, non c'è una vera cosa che ci ha fatto fare. 10 canzoni era a posto. 20 non servono. 20 sono troppe. Stiamo sbagliando a vedere il personaggio di Eminem noi. Okay. Io non lo so come la gente lo veda Eminem, ma noi lo vediamo in una maniera diversa, quasi come se ci fossimo cresciuti, e soprattutto è come il fratellino che ti racconta le cazzate. Ma sai che non lo so, sai perché? Perché Eminem non è il ragazzino del cazzo, cioè, comunque Eminem, che tu voglia o no, l'hai recuperato nella vita. Cioè io penso che anche il ragazzino di 15 anni sa che Eminem e due canzoni. 20 anni fa, se Eminem in copertina mi metteva due ragazze che si baciano, era oh mio Dio, lui in una body bag. Era adesso lui in una body bag, due ragazze che si baciano. Questa roba qua non...
Non mi interessa. No, il discorso è che Eminem, quando faceva il coglione, la differenza era quello. Lui faceva stand-up comedy. Sì. E ti faceva riflettere, sì, su delle cose. Sì. Quindi adesso che lo fai, mi sembra un po' riciclarti, sì, ma nel modo un po' brutto. Poi magari leggo i testi e invece hai detto minchia, la Bibbia. E nemmeno riciclarsi. Secondo me mi sembra Eminem che vuole essere Eminem. Perché riciclarsi ancora dici, c'è qualcosa di suo. Cioè, mi sembra proprio che lo abbia vissuto. Mi sembra proprio che vada come Bon Jovi quando rifaceva It's My Life, però gli cambiava il titolo. Sei Eminem cresciuto che vuole fare Eminem vecchio. Sì. E quindi ti suona proprio anacronistico. Sì, ma così non stai uccidendo Slim Shady, così stai uccidendo Marshall e Slim Shady. Stai uccidendo la tua carriera, sì, così. Sì, è diverso. Sì. Bad One, il cattivone. Però le produzioni, raga, sono incoerente, ma sono dei pugni in faccia. Sarebbe bello se lo sei 2 minuti e mezzo. È brutto da dire, ma 2 minuti e mezzo di queste produzioni sarei felice. Vai, bro, bello queste parole. Meaning I'm trying to smash, so come get him an artist who can draw a crowd like a diagram, like drawing breath from your diaphragm. I've achieved every effort. Put up with my wrist, I'm going down. Yeah, off, little bitch, you can knock the shit about me being immature off. It isn't my fault, the liquor is off and twisting my thoughts. You said you're looking for miniature, yeah, and I'm still alive, and you're not the blue dog. So who died to make you God? Huh? Gonna be getting ain't thinking so bad. She just gotta put love on my head. Oh, yeah. Poi sfruttato malissimo la voce del ragazzo. Sì, sì, tra i ritornelli sono la morte, non servivano tra i ritornelli, potevi farla diventare da 3 minuti questa canzone. Questa è piatta, sì, questa canzone è piatta. Raga, sincero, io da super fan di Eminem che ero, ho smesso di ascoltarlo perché ha iniziato ad annoiarmi già 10 anni fa, perché già 10 anni fa continuava a fare le stesse cose. Non che è brutto, che non sappia repare, no, che non faccia i trick, che non sia quello più tecnico, perché è inutile negarlo, ma noioso. Questa è una cosa che devi imparare a fare. Noioso. No, questa cosa va di precisazione, perché anche l'album di Anna, non ho detto che mi fa schifo l'album, che mi aspettavo altro, e loro si dicono come fa a non piacerti. Raga, io non mi aspettavo niente e comunque mi ha annoiato. Io non mi aspettavo niente e comunque mi ha annoiato. Sarà che mi saranno cambiati i gusti, sarà che adesso ascolto più roba alla Wu-Tang Clan, sarà anche le produzioni che non mi sembrano, no, neanche. Sei cresciuto semplicemente. Però per un fan di Eminem dici sì, ma sai quando fanno ascolto questo, ascolto quei vecchi. Ma sai quando fanno mashup, metti qualsiasi rappata di queste su un beat di Wu-Tang Clan, vedi che figata che viene. Sì, ma stiamo parlando sempre di Reza, che è lì come produttore nello star. È ovvio che se ci fosse stato un disco tutto di produzione di Dr. Dre avremmo detto tutt'altro. L'avete sentita la differenza? Dovremmo fare una reaction di Wu-Tang Clan. Sì, dovevamo fare a Natale. La volete la reaction di Wu-Tang? Fateci sapere qua sotto. Dicevo, l'avete sentita la differenza tra le produzioni di Dre Questo disco e le produzioni curate da altri? E comunque anche in Dre ci ha messo lo zampino Eminem, quindi anche quelle di Dre non erano più pure, però, ma erano Eminemizzate. C'era un cazzo di oboe. Io vi ricordo che c'era un oboe. C'è l'oboe, c'era metti la copertina Eminem che suona l'oboe. No, è il titolo del video, non mettere nemmeno Eminem su dell'oboe. Basta, non serve. È come Andrew 2000 col flauto. Versus back. Lo stesso. Ma anche gli skit è deluso, Sono come skit non era. No, ce n'era uno figo, era questo qua che era fatto. Per me erano trash. It was a go. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping be tighter, but see me. It was a go. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping be tighter. Eccolo Big Sean. Dai. She wanna touch me and rub me and go back to hubby. He probably could smell my cologne. Era figata. Vedi il chitarrone. Qualche secondo fa quella bella. Stai diventando troppo bianco, Jack. Le chitarre elettriche. Attenzione. Se ascoltate il nuovo R&B, il trap soul, l'utilizzo della chitarra è contemplato. Per citare il Dirty Bastard, quella è roba da bianchi. Le chitarre sono roba da bianchi. Lascia, perché dovremmo fonderci con questi noi? Gli Anthrax. Ok, posso capire, hai ragione. Ok, va bene. Solo perché hai detto. Sì, ma sicuramente, siccome sono neri, non è una chitarra vera. Ma non è vero. Sì, non è una chitarra. Ho detto che non è una. Fammi giustificare. Non è una chitarra vera. Però c'è un basso vero. Ehi, tocca, vai a mettere il basso. Questa è la fumenta di tutti. Non è mai entrato la pastella. Porca puttana, che fine. Fanculo. Sincero, vedi, quando non mi parli di transessuali, gay, nani e cose simili. Wow, devi mettere. E Christopher Reeve. E Tupac. Metterlo insieme ad altre persone. Sì, perché sì, secondo me il suo problema è che da solo è una mosca tematico. Bianca. Anche. Mi
Alone in the Dark. Ma da solo non riesci a tirare fuori quello che fa questa. Perché? Perché devi dare di pochi concetti, ormai non devi rompermi i coglioni con un pezzo da 5 minuti. Ecco, sai cos'è? Sembra che non abbia più niente da dire, ecco cos'è. Ma sì, non, ma no, sì. Che in realtà può dire quello che magari fa delle riflessioni sulla roba e magari sono le stesse nostre, ma lui le espone nel suo punto di vista, usa altre parole, allora tu dici ok, bravo, ci sta. Però alla fine lui queste cose qua le diceva già anni fa, quando aveva successo, quando aveva quella roba, allora, sai l'unica roba che mi è rimasta di sto disco? Mm. È che lui ha le lamentele sulla generazione Z, che sono quelle che posso avere io perché ha più o meno 5-6 anni più di me, Eminem. Sì. Ok, e quindi lo capisco, lo sento e lo posso appoggiare. Posso anche capire che il discorso Slim Shady, Eminem mi serve, non mi serve, piace, non piace, quindi ci gioco, quindi analizziamo ancora questa cosa, va bene, va bene. Non va bene che però mi annoia il disco, non va bene che è lento il disco, che non c'è un cazzo di pezzo banger, vero, figo. Non va bene che mi annoio, che 19 pezzi mi annoiano, non va bene. L'ultima sei cosa, Eminem. Sarei curioso di vedere il suo contratto, perché 20 pezzi da 4 minuti l'uno, così sembra quasi che sia una cosa fatta apposta per uscire da qualche label, da qualche cosa, perché 20 pezzi. Ma la label è sua, la scelta di Interscope, l'ha comprata. Ma devi vedere bene, perché guarda che Eminem aveva tutti i diritti. No, Eminem, Michael Jackson aveva tutta la musica di Eminem prima. Detto ciò, va bene, magari è il suo disco più conscious reale, magari andremo a vedere se ci sono dei testi che ma magari anche confermano. Ragazzi, nei commenti se il secondo voi è sbagliato quello che abbiamo detto, perché è comunque il primo ascolto, scriveteci le parti dei testi che sono importanti, che noi siamo dei babbi e non le abbiamo sentite. Esatto, perché se il testo poi fa veramente la differenza, non che dice minchiate, ma che fa veramente la differenza, resta comunque un disco conscious, che è un disco che non ti ascolti per divertirti. L'ultimo pezzo è Somebody Say Me. Mamma mia. 3 ore e 50. 3 ore e 50. 3 ore e 50, ti prego, me ne vado. 3 ore e 50 per skippare. Avevo mandato anche le rime. Benny Blanco. Emily è la fan. Benny Blanco. Non è quello di Billie Eilish, Benny Blanco? Sì, Benny Blanco, il produttore. È quello di Billie Eilish? Sì. No, è quello di Blanco. Ehi! Adesso scrivo una lettera a Eminem. Sì. Come lo lo. Lo dissi, diceva. Ma non è che ha letto la lettera di Lolo e ha fatto sto disco. Ma è bello. No, ma qua non c'entra. Non c'entra. Non me ne frega, non c'entra. Questo era per 20 album, 20 album fa doveva fare questa cosa. Dai, senti che roba però. Bello. Sì, ma se tu hai superato la depressione, l'alcol, le droghe, non puoi dirmi ancora Somebody Save Me. Questa è una canzone che mettevi in 6 album fa. Ma qualcuno mi salvi da me stesso. In 20 anni non hai ancora imparato ad andare in terapia, cazzi tuoi. Ma soprattutto tu dici di averlo superato, che sei sobrio da anni, da tutto, quindi sei salvato. Che cazzo c'è? No, ma una gappa di merda ce l'ha. Ma poi non c'entra un cazzo sta canzone qui. Per me, Eminem, lasciatemi. Ma gli hai scritto una letterina anche tu? No, e ti ha risposto con questo? Questa è la risposta. Io gliel'ho scritta la letterina a Eminem. Tu e Lolo. Caro è. Dai raga, è l'ultima resistente. Fanculo anche se ti voglio bene. Fanculo. Se voi non capite l'amore di un padre per una figlia, sì. No, è una grattata, sai perché? Perché adesso il country va e questa voce qua è stra country, certo. I had the battle. Capito? I had the battle. Capito? Quindi questo qua è proprio il suono country. Perché possono grattare tutti e non può grattare Eminem che bianca? Perché si gratta perché si, perché si lamenta che la gente gratta e poi il primo a grattare tutto. Vaffanculo anche se ti amo. Ma quello lo faccio anche io. È proprio... Sì, ma noi non abbiamo i soldi. Ma non abbiamo... Non abbiamo... Ecco, l'unica roba che volevo dirti è: che cazzo ti piangi che sei pieno di soldi? Hai 81 puttana. Milioni di persone che ti ascoltano ogni giorno. Hai rotto il cazzo. Quello sì. Quello a cui hai fatto capire le stesse cose per 20 anni, no? Cioè, parla un po' tu hai capito che hai rovinato generazioni di gente? Basta. No, ma siamo cresciuti con Eminem. Guardaci, cazzo. Omega Click, se stai guardando questo video sei un coglione. No. Però stiamo parlando senza aver letto i testi. Tutto vero. Sì, ma ripetisco da quello. Quindi a livello di vibe e a livello di sound io l'ho trovato un wallerramento. Sì. Loffo. Mamma mia. Loffo. Sì. Sembra uno che sta cercando consensi dicendo cose che prima non avrebbero avuto comfort sensi. Zone. Invece adesso io da Eminem mi aspetto questa. È una comfort zone questa. Per me il disco sì è lento, ma non l'ho trovato così loffo per quanto riguarda le vibe che mi dà a me. Se, raga, fermi. Ma poi, le vibe, ma poi raga è soggettivo. Per le produzioni e tutto il resto. È anche giusto che sia così. È anche giusto che magari io che ho un ascolto più emo, che magari vengo un po' più dalla roba un po' più melodica emo, ho
più a cuore alcuni suoni. Appena dopo 8 Mile, capito? Eminem era fortissimo, ascoltatissimo, mega in hype, non ne sbagliava una. Sì. Ok? Sì, 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 io non l'ascoltavo già più. Ma comunque, anche per chi lo ascoltava e per chi era un mainstream che ascoltava solo Eminem e non il rap, non ne sbagliava una, era super forte. Ai tempi, io giocando a Def Jam, ho ascoltato la colonna sonora di Def Jam, dove c'era dentro i Wu-Tang Clan, c'era dentro Big Daddy Kane, c'era dentro Clemson, Busta Rhymes con me. Sì, sì. E ho detto, e allora aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Grazie a cazzo. Aspetta un attimo. Hai sentito quattro stronzi, però, perdonami. Aspetta un attimo. Poi capivi la differenza tra una roba per i più, con il video simpatico, dove facevi stand-up comedy in rima, super tecnico, geniale, geniale. Sì, sì, certo. Hai capito? E allora poi lì inizia a mettere dei paletti tra quello che veramente è bello e quello che veramente ti piace. Sì, esatto, perché è proprio quello. Perché il problema di che cosa ti piace e che cosa è bello. Hai scritto precisamente quello che cerco sempre di dire con Eminem. Il problema è: sei fan di Eminem, non sei fan dell'hip hop. Sei fan di Gue, non sei fan dell'hip hop. Sei fan di Fibra, non sei fan dell'hip hop. Basta. Io spesso tento di dire questo, poi lo mimizzo, faccio l'imbecille. Ma a me Eminem non è che non mi piace. Eminem è un grande, tecnicamente forse uno dei migliori. Però scherzi a parte, il problema è che secondo me Eminem, se tu hai ascoltato davvero tanto hip hop, non lo metti così in cioè, rispettabile, è stupido da rispettare. Credo che abbia scritto delle parti di storia importanti. Sì, sì. Però, è nella Wall of Fame. Per sempre lo sarà. Forever. Ed è da rispettare, se non rispetti Eminem, veramente sei un coglione. Ma ci sei come ci o sono. O sei Ralph Lautrec. No, ma io sono d'accordo con Ralph. Ma ci sei come ci sono i Beastie Boys. Sì. Come ci sono Vinnie Paz. Ce ne sono un sacco di rapper bianchi in America, raga. C'è gente che a prescindere mi dice Eminem è migliore. E poi mi chiedi perché? Non lo sanno. No, ma poi abbiamo anche detto prima, no? Tecnicamente lui ha creato questa Detroit Wave che anche i ragazzi della nuova scena stanno utilizzando. Quindi non è che è da sottovalutare, anche perché tutti i ragazzi. Ma ci sono tantissimi ragazzi dei quartieri. Se si può dire anche neri. Anche perché in America ogni quartiere ogni città ha il suo idolo. Come a Napoli, che ogni quartiere ha il suo neomelodico. Capito, esatto. Quindi l'esempio, è vero. L'amore è malavita. Sì, quindi di base nessuno potrà mai togliere il valore che ha avuto storicamente parlando Eminem. Ma nessuno può togliere il fatto che ha rotto i coglioni con sto disco. A me non mi ha annoiato, però. Aspetta, con le pinze 22 tracce sono troppe. Porca troia. Per chiunque. Nel 2004 era normale fare 18 tracce, perché io ti do 17 euro per il CD e voglio un sacco di musica. Per 5 anni che esce il prossimo disco. E voglio un sacco di musica, perché anche tu poi ci metti 2-3 anni a fare l'altro disco. Adesso non è più così. O se lo fai 6 mesi dopo. O se lo fai, non mi fai tutte le canzoni da 4 minuti e mezzo. Quindi, con tanto rispetto, lascia like. Commento importantissimo questa volta. Importantissimo. È un video lungo. Quindi, un commento serve con la tua opinione. Almeno uno. Faccio così: età, opinione. E se è una donna, età, Instagram, opinione. No! Ciao! Ciao.